Eccoci, oggi facciamo lo studio tour nuovo. Questa è la scala che scende nel nostro studio taverna. Eccola qua la scala. Ta-ta-ta-tan. Eccoci, allora innanzitutto partiamo, ci sono un po' di locandine, delle serate, eventi che abbiamo fatto io e Marco negli anni. Poi c'è anche il cappellino di Disco Radio con gli autografi. Allora, salutiamo anche Stecca che è qui in locandina. Qua ci sono io cartonato, grazie a Guy che l'ha fatto. Qui se screenshottate QR code vi porta a Ricky Giraglio Show Party su Instagram. Eccoci qua. Allora, pam! Questa è la prima parte, il nostro studio. Qui c'è anche il tavolo per sedersi, chiacchierare, mangiare, creare. Guarda qui, Baia Imperiale, discoteca della Romagna. Questi sono i cereali Tapiro Fake e Oscar Fake. La chitarra ci sta, chitarra elettrica, altre locandine di serate, eventi, DJ set in giro. Conserviamo con grande orgoglio. Allora ci spostiamo, qui c'è la zona salotto con anche un mini bar, il salottino, c'è anche il gioco di Radio DJ, tra l'altro il gioco di scatola che è lì. Questa è la tovaglietta, anzi era uno zainetto del Mi Dance, il festival legato alla musica elettronica e DJ. Anche i cuscini a tema, qua c'è una audio cassetta, la boccia di spumante la vedo, ok. Poi si comincia a vedere un vinile là, lo vedete, la scritta On Air, pannelli fonoassorbenti, e ecco il nostro bancone di messa in onda dove viene registrato il prodotto, il nostro programma, il nostro podcast. Primo microfono, secondo microfono, quello che uso io, quello è quello degli ospiti, e il microfono di Marco, DJ Marco a caso. Qui c'è il nostro broadcaster dove si va in onda, ci sono anche i pad con i vari suoni e contributi. Il PC della messa in onda, ecco qua le cuffie dell'ospite, le mie cuffie. Qui di solito c'è il strumentone, lo strumentone di DJ Marco a caso, c'è la console che vi farò vedere poi delle foto perché adesso non è presente, il giradischi, eccolo qui, il loop, ma c'è anche un disco così, ok. Quindi, e qui ci sono tra l'altro i dischi, eccoli qua, poi disco, ne prendo uno a caso, non dice Marco a caso, ma un disco a caso, questo, poi ne prendo un altro a caso, questo. Ci sono anche, questi sono i 33 giri, ci sono anche un po' di 45 giri, ok. Il nostro fondale con Instagram, la lampada per i selfie, per le foto, per i video, il super logo di DJ Radio Show, ta-da, la lavagnetta qui dove si può scrivere, il megafonino anche, sì, il megafonino. Qui c'è una libreria con un po' di libri tipo Claudio Cecchetto, questa storia della musica house, Elvis Presley, Linus, tazza di Radio SP30. E qua ci sono poi altre cosine che non vi mostro. Entriamo da questa parte, postazione dell'ospite, e in realtà nella postazione dell'ospite c'è da aggiungere anche un'altra cosa, è questa, cioè la lucina sotto, vedete che sotto è un po' buio il bancone,
Allora, se c'è la lucina qui che si può accendere, ta-da! E così il balcone viene luminoso. Ecco, poi vedete, qui c'è una radio d'epoca, ma in realtà è una cassetta, è una scatola dove si possono mettere dentro delle cose. Si apre qua col lucchettino, due vinili di radio DJ storici, un po' di 45 giri, qua l'attestato mio di speaker radiofonico. Questo è stato fatto da Matrix, la musica non si ferma, durante la pandemia. Erano degli adesivi per lanciare la musica da club e i live, la ripartenza. Questa è una scritta storica, e due simboli, due lettere DJ, che è stata la prima cosa che abbiamo messo in questo studio qualche anno fa, e era in varie parti perché il bancone originale era questo di legno, lo vedete sotto qui, qui c'è un altro computer, c'era questo bancone di legno e poi è stato messo questo. Qui guarda, c'è anche la lavagnetta con gli appunti di Merck, la scaletta di puntate. Qui vedete bene guest, perché è il mic dell'ospite. Dai, vi ho fatto vedere quasi tutto, torniamo sul mixer che permette di andare in onda. Con questo si può fare praticamente tutto, si possono fare le telefoniche, i collegamenti, si possono far partire i campioni da qui. Qua ci sono quattro microfoni collegati, 1, 2, 3 in questo caso, perché il quarto non ce l'abbiamo. Poi c'è il connettore Bluetooth per le telefoniche, qui si collega la console di Marco, che vi ripeto di solito è qui, la Pioneer, e il collegamento invece del PC. I microfoni, non so se ve l'ho già detto, sono dei PodMic, perfetti, sono microfoni direzionali, si parla qui a un centimetro, anche attaccati, non sono condensatore, quelli che si sta lontani e pescano il suono della voce, ma si sta qui e non catturano l'ambiente intorno, la stanza, i muri, i suoni intorno, anche che comunque c'è l'insonorizzazione. In ogni caso siamo anche sottoterra, ma con questi non si sbaglia più. Ah, questa è una sveglia dove si può appoggiare il telefono e va in carica così, appoggiandolo. C'è un altro portatelefono qui e poi c'è la nostra tazza fatta da freefood.it. Adam, eccola qua. E vabbè, qui avete visto che c'è l'albero di Natale, perché sto registrando sotto le feste e babbo. Vabbè, comunque questo studio tour rimarrà per sempre, quindi non solo a tema natalizio. C'è anche Alessandro Borghesi, e con lui terminiamo qui lo studio tour. Mi riprendo anch'io, eccomi qua con la barba lunga così. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale per restare aggiornati al prossimo video, al prossimo contenuto. Mi raccomando, iscrivetevi, commentate, mettete like. Grazie, grazie, grazie. È gratuito, ma fa del bene al canale. Ciao!